cambiata amicizia che il professor Ciro aveva con papà. Potrei intrattenervi nel ricordo e nel racconto delle sue straordinarie doti umane, che vi assicuro, ma molti di voi questo già lo sanno, avendolo conosciuto, erano pari a quelle di accademico, che sono state così ben delineate questa mattina negli interventi che abbiamo ascoltato. Tuttavia non voglio andare oltre, perché potrei sembrare retorico e so che primo tra tutti il professore Ciro non avrebbe voluto un ricordo anche solo apparentemente retorico. Mi limito però a sottolineare che oggi stiamo ricordando un gigante, come è stato detto, uno dei più brillanti figli di questi territori, un figlio che ha onorato la sua terra, che amava profondamente, nel modo più elegante e amorevole possibile, svelandone un passato prima di lui sconosciuto, attraverso studi seri e rigorosi, i cui straordinari meriti sono stati ben declinati da chi è intervenuto questa mattina e che ancora lo saranno attraverso gli interventi e le relazioni dei prestigiosi autori che mi accingo a presentarvi. Mi piace però sottolineare un merito su tutti, prima di passare alla prossima. Il professore Ciro ha portato l'Accademia sul territorio, e questo territorio nell'Accademia, nella migliore Accademia, come è stato detto stamattina. Ciò è riuscito a fare attraverso un impegno vissuto, lo dico da testimone, con autentica gioia. Tra le mille eredità che ci lascia il professore Ciro, credo che l'esempio di poter riempire la vita con la gioia dell'impegno è quello più bello. Non voglio però dilungarmi oltre, e quindi non voglio togliere tempo alle relazioni di chi più e meglio di me saprà illustrarvi l'autenticità e la unicità degli studi del professore Ciro. Cedo quindi immediatamente la parola al professor Di Cosimo. A lei la parola. Buonasera a tutti, ringrazio l'associazione per avermi invitato a parlare un po' del professore Ciro, soprattutto con un affettuoso saluto, soprattutto alla famiglia con la quale io sono legato da amicizia da ormai pluridecennale, diciamo così. Io dovevo fare un intervento, molte cose sono già state dette in precedenza, che mi ha appunto parlato stamattina. E il lavoro del professor Ciro è stato un lavoro abbastanza lungo, tutta la vita a parte di ricercatore, sia di storia che di cultura materiale, come vedremo. Ora, questa lunga vita dedicata alla ricerca ha dato dei risultati che qui io non posso presentare per mancanza di tempo, ovviamente. Ne voglio dare un giudizio sul valore sul quale, tra l'altro, si sono già espressi chi mi ha preceduto nella sua opera. Io voglio dire soprattutto che nel professore Ciro c'è la consapevolezza della storia, è tutto un insieme di storia sociale, ma soprattutto di storia tecnologica, cioè un modo di vedere la storia in modo particolare. In effetti lui, questo lo si vede bene quando va a studiare alcuni siti abbandonati oppure alcuni edifici religiosi, quanto lui li studia dal punto di vista della cultura materiale. Ora, preferirei fare due riflessioni. Prima, una prima riflessione dal punto di vista personale, perché io conosco il professor Ciro, conosco il professor Ciro da quando era dagli anni 60, perché è stato il mio professore
liceo, e lui cercava di farmi capire l'importanza della storia, ma voi sapete poi il liceale come ragione in quell'epoca, per cui non è che per me la storia fosse una cosa di eccezionale importanza. Quindi dopo le nostre attività si divisero, io però nel 1987 lo ritrovai perché ero in Italia a partecipare a un convegno di studi sul territorio arifano e che si tenne appunto a Sant'Angelo della Vita. In quel convegno parteciparono numerosi persone, ricercatori all'epoca, che oggi sono quasi tutti docenti universitari, qualcuno è anche sovrintendente archeologo. Il risultato di quel convegno, le ricerche di quel convegno, furono una cosa fondamentale, una metodologia degli altri che sono ancora oggi fondamentali per lo studio del territorio arifano, cioè non si può studiare il territorio arifano senza fare riferimento a quegli atti, agli studi che furono presentati in quell'occasione. Da allora poi le nostre strade continuavano ad essere abbastanza divise. Poi però nel 2006 pensai a lui, alla sua capacità di storico che si adattava alla cultura materiale, per preparare, perché ero stato invitato a presentare una relazione di studi, in occasione degli studi di pensionamento del professore Tiziano Mannoni. Tiziano Mannoni, per chi non lo conosce, è stato uno degli elementi più eccezionali che abbiamo avuto nella storia e l'archeologia del XX secolo, e quello che si è diventato poi di appunti di archeologia, per cui infatti il titolo di questi volumi è l'archeologia appurata. In quanto lui si inventò l'archeologia che viene elevato in tutte le specie, l'archeologia dell'architettura, l'archeologia del paesaggio, l'archeologia rurale e così via, l'archeometria che poi è proprio stata fondata da lui. Quindi in quell'occasione pensai di rivolgermi a lui e di fare un lavoro a quattro mani sul territorio del comune di Faliggio. E lui, diciamo che il lavoro fu concluso nello spazio di 7 giorni, perché mettevo insieme la sua veramente abile conoscenza del territorio di Faliggio e con le sue conoscenze sia storiche che soprattutto la capacità di leggere gli alzati, cioè dell'architettura normale di questi 2 o 3 edifici che volevamo studiare. Io ci misi quel poco che modestamente conoscevo la cultura materiale dell'area con le ceramiche che si rinvenivano in quei territori. E quindi fu una collaborazione eccezionale che non diede, che a me non pesò per nulla, perché non mi fece pesare per nulla questo lavoro, e ancora oggi quando ci penso che ho una collaborazione veramente meravigliosa con il professore. Ma al di là di questo, poi dopo ci siamo ovviamente ritrovati negli ultimi anni, perché ci ritrovavamo due, eravamo un po' di antologia cristiana medievale, facevamo solo qui in casa, quindi diciamo la nostra attività poi è diventata più ci siamo visti più frequentemente nella nostra attività. Ora, al di là di quelle che sono le mie considerazioni personali, io vorrei fare una piccola riflessione su qualcosa che stamattina appunto è stata appena accennata, ma non approfondita. Con tutti hanno accennato la sua capacità di leggere il territorio, tutti hanno accennato la sua capacità di studiare la cultura materiale. In effetti il professor Riccio ha cominciato a lavorare in un periodo particolarmente importante nella storia dell'archeologia del XX secolo, perché negli anni 70 in Italia si sviluppò una diatriba, una carenza di francese tra gli storici e gli archeologi. Da una parte c'erano gli storici che ormai per tradizione si fondavano tutte le loro ricerche ovviamente sul documento, e quindi il documento era inoppugnabile quando ce l'avevano, e poi dall'altra parte c'era una serie di giovani, molti giovani archeologi, tra cui anche Frankovic, che poi è venuta all'archeologia medievale, i quali ricercavano non più solo il materiale classico, ma anche il materiale prosto classico, e cominciavano a imporre quelle che erano le loro deduzioni da questi scavi. E ovviamente lo storico pretendeva una specie di lavoro subordinato da parte degli archeologi medievisti, questi nuovi
studi che vengono un po' speciali dagli storici. Diciamo che in effetti erano due professioni indipendenti, non potevano essere subordinate l'una all'altra, ma erano due discipline diverse. Tutto questo il professor Cielo guardava la vita a tempo, lui era un precursore, nel senso che lui non si sposta proprio il problema tra lo storico e la teologia medievale, in quanto se voi prendete i suoi lavori, il lavoro sulla cattedrale di sul campanile della cattedrale di Varese, un lavoro che anticipa di 30 anni quello che oggi è l'archeologia medievale, quindi dell'urbanistica. In effetti lui esamina quel campanile con il descrivendo quelli che sono i materiali, descrivendo come erano stati disposti, eccetera. Un lavoro veramente basilare, perché in quell'epoca era anche eccezionale, perché non era nessuno lo faceva. Così come la chiesa della cattedrale di Amico, ovviamente anche quello è un lavoro che al di là di quello che sono i documenti storici, tutta la rete che lui porta avanti, c'è anche tutto un lavoro sui materiali utilizzati in quella cattedrale. La stessa cosa si è ripetuta poi anche qui nel libro che interessa questa paziente uscitura. Quindi questo è un lavoro che lui fa senza accorgersene probabilmente, ma è sicuramente un lavoro che tempo dei tempi, e in questo sta quello che è importante, il suo riciclo che ha fatto di importante. Poi diciamo che la cultura materiale, che molti cercano di evitare, è essenziale, però ha un difetto. Il difetto del materiale è quella di non essere preciso come il documento storico. Il documento storico è inoppugnabile e ci dice ad ora, in quel giorno, dell'ora, in quel momento, dell'anno, che cosa è successo. Purtroppo l'archeologia che studia la cultura materiale, se eliminiamo il periodo dell'epoca classica, che è dove ci sono dei tempi piuttosto precisi, per l'archeologia post classica, soprattutto medievale, attualmente medievale, la cultura materiale non si afferma in un minuto e cessa in un minuto. Purtroppo ci impiega anni, c'è il processo di sviluppo di una cultura materiale è lungo e però scompare anche lentamente, per cui la difficoltà tra lo storico e l'archeologo consiste in questo, che lo storico ha un dato non opinabile, l'archeologo ha un dato che può essere possibile. Per fare un esempio, visto che ci troviamo a Benevento, in provincia di Benevento, se si prende il materiale dello stato della Abbazia di Santa Sofia, Benevento, noi troveremo degli stati, dei contesti che sono datati da lontano al XII secolo, che per me è cosa un po' aberrante, perché io ancora oggi quando studio i materiali del periodo devo dire databile da lontano all'undicesimo, il che non è una gradazione, perché sono tre secoli. Però in quel momento in cui è stato effettuato lo scavo, quella era l'unica gradazione possibile dare. Oggi con gli scavi per esempio di San Vincenzo a Fortuna noi possiamo precisare qualcosa in più, nel senso che sappiamo che quando si arriva di là, nel 1881 a San Vincenzo, hanno distrutto tutto, quindi abbiamo cerato il pre genio per prendere distruzione e post distruzione, quindi lì ci dà la possibilità, ci limita, anziché tre secoli ce ne dividiamo in mezzo, poi arriverà uno scavo che ci permetterà di andare anche in uno spazio più piccolo e quindi la questa difficoltà, e quindi ecco perché io insisto a dire che tra storici e archeologi ci deve essere una interdisciplinarità, ma non una subordinarietà, perché ognuno fa il suo lavoro, ma ognuno cerca di farlo al meglio, solo che ognuno, anche cattolico, anche gli storici, a volte non hanno i documenti, non sanno cosa avere, cosa dire, di fatto si rivolgono ai cattolici, che comunque devono limitare le loro cose, le loro relazioni con un'ipotesi più o meno, a volte Speriamo, con passare degli anni, io ho cominciato la teologia medievale ancora nasceva, e non si sapeva quasi nulla, oggi si sa molto 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 di più, tanto è vero che siamo quasi precisi rispetto a una volta. Però
ci sono regioni come la nostra, tipo Benevento, che ha ancora queste aree di... che non possiamo datare, questi contesti sono ancora ipotizzabili come la nazione. Questo appunto dicevo, il professor Ragazzi, e quindi si era messo a studiare con lei tutto quello che doveva studiare, quel villaggio abbandonato, la torre abbandonata, il campanile, la chiesa. È stato un lavoro veramente certosino, fatto con tanta pazienza, perché lo associava con lo studio della storia, quindi dei documenti, e io perciò approfittai dell'occasione per lo studio in un'opera di Tiziano Mannoni, perché solo lui aveva fatto questo tipo di lavoro nel nostro territorio. Lui aveva la capacità di leggere il territorio, che era eccezionale, cioè lui sul territorio conosceva quasi tutto. E poi era in grado di capirlo di breve tempo, perché io ricordo quando noi facevamo il convegno nell'87 a Sant'Angelo, quando lui venne, la prima cosa che mi domandò, dice il video del castello, poi mi disse la gente dove, come fa a venire da Sant'Angelo. E io restavo così, perché dico veramente noi ci mettiamo in banco e saliamo sul castello. E dice non è possibile che facessero questa strada e ci fosse un'altra strada. Strada che c'era, che nessuno faceva più, che era una lattiera che dalla parte finale del paese attuale saliva in breve manco 150 metri, però con un forte dislivello arrivavano al castello. E quindi anche gli ingressi poi all'interno del castello, tutto un discorso che veniva a crearsi. Ma è chiaro che se uno non conosce bene il territorio non va ad affrontare più immediatamente. Quindi Mannoni, che ha parlato appunto di archeologia dell'architettura, dell'archeologia del paesaggio, circolare, eccetera, era quello che l'Italia aveva cominciato, questo discorso era portato avanti, aveva convinto le aree di archeologi, dicevo i personaggi, e poi in effetti hanno portato avanti questo discorso fino ad arrivare ai giorni nostri con le carte medievali. Quindi io terminerei dicendo che il lavoro del professor Cielo ci mancherà soprattutto per le sue capacità di leggere il territorio e di comportarsi non come uno storico tradizionale, ma uno storico che ha allargato i suoi interessi alla cultura materiale, riuscendo a far capire anche, perché la cultura materiale non è una cosa semplice, è difficile far capire a tutti quando si studia la cultura materiale, ma lui ci riusciva, leggendo con attenzione si può riuscire a comprendere perfettamente la cultura materiale di cui si occupava. Quindi lui è stato sempre in grado di fare questo, e questo è quello che più ci interessa del suo lavoro. Termino ovviamente dando noi saluti cordiali, affettuosi alla famiglia, e speriamo di poter fare qualcosa di più, come dicevo, in futuro, soprattutto, oppure fare degli atti, qualcosa che possano restare come testimonianza di queste nostre riunioni. Io vi ringrazio. Storiografica di Luigi Romolo Cino. Rattristato per non poter partecipare alla giornata di studi su Luigi Romolo Cino, mi affido al desiderio, che spero possa essere soddisfatto, di poter leggere i contributi dei relatori e le testimonianze e condividere in profondità il profilo professionale, i percorsi della ricerca storica, le iniziative di comunicazione pubblica e di servizio culturale nei territori del Sannio del nostro caro Luigi Cino. Il 6 ottobre 2018 l'Associazione Culturale Cercellus e il Centro Ricerche Teofilo Petriella per la Valorizzazione Culturale del Territorio organizzarono un incontro a Circello per presentare il suo ultimo lavoro, Insediamento e Incastellamento nella Valle del Tamaro. Fui sorpreso dalla misura cognitiva, dal valore storiografico, dalla qualità linguistica dell'ampia ricerca sul costituirsi delle realtà civili, religiose, municipali, abitative nel territorio da me più conosciuto e a me più caro. L'intelligente ricognizione storico-territoriale del prof. Cielo, che privilegia l'attenzione alle strutture fortificate fin dentro le radici longobarde e irruzioni saracene, nelle dinamiche dell'età normanna, angioina e aragonese, ha ricomposto la molteplicità delle conoscenze in un quadro organico
ove la tradizione locale si illumina interamente nell'evoluzione dei processi della umana convivenza. Spero che lo studio lavoro serio, solido ed efficace che il nostro Lucicero ha realizzato in tanti decenni vada ad innestarsi nella progettazione pedagogico-didattica e nella memoria culturale delle nostre comunità educative ed etico-politiche. Le giovani generazioni potranno così ripensare le identità specifiche delle costellazioni dei borghi sanniti tessute nel corso dei secoli e scommettere una più alta e vitale speranza di futuro in tanti scenari ora disseccati della nostra civiltà in decadenza. Tutti noi dobbiamo un'immensa gratitudine allo studioso Lucicero e soprattutto alla sua umanità manifestata con la sensibile, rigorosa ed attenta, aperta e generosa in tutte le sue iniziative storiografiche, perché chi ama la storia vissuta e narrata fino alla fatica e al sacrificio ama la vita e insegna a viverla con la passione e il dono della sua testimonianza. Grazie a Luigi e alla sua famiglia. Circello, 30 aprile 2020, da Arvenava. Ricordando Gigino Cero. Carissimi amici dell'Associazione Storica Valle Teresina, ho ricevuto l'invito per sabato 30 aprile 2022 attinente all'incontro in ricordo di Luigi Romolo Cero e ringrazio. L'attuale stato di salute e età mi rendono impossibile l'essere presente. Vi trasmetto comunque quel che semmai avrei detto perché possiate leggerlo se lo riterrete opportuno. Oltre che culto, il fraterno mio amico Gigino Cero manifestava non poche qualità, importanti quanto la cultura se non di più. Era sincero, giusto, buono, onesto. Per quel che mi riguarda rammento tra l'altro che rimproverò il presidente di un'associazione culturale il quale aveva respinto ingiustamente un mio articolo sul vino campano nella medicina di Scribonio Largo. Il saggio venne pubblicato in Rivista Storica del Sangue, diretta da un professore universitario che, amico del professore Cero, diventò anche mio. Non solo. Articoli successivi sono stati divulgati dalla medesima rivista e dagli annuari dell'Associazione Storica Valle Teresina. Io proseguo i lavori assegnando la parola al professor Pietro Di Lorenzo, fisico, dottore di ricerca in geofisica e vulcanologia, docente del Conservatorio Piccinni di Bari, musicologo e musicista, nonché appassionato di storia locale, storia dell'arte e storia dell'architettura, che aveva con il professore Cielo una particolare sintonia per la comune passione nei confronti di questo tipo di ricerca. L'ho accompagnato a casa perché lui voleva che lo accompagnasse a visitare il castello, non l'aveva mai visitato. Evidentemente gli avevamo parlato di una persona anziana, come di adulta. Io non ero un ragazzino, ma insomma avevo 26 anni, quindi calzoncini corti, mi guardò molto male. Ero piccolo all'epoca, oggi non più. E niente, quella fu la prima occasione di un incontro che poi negli anni si è più volte riverificato, ma con una specificità, nel senso che ve lo confermo, io sono abusivo agli studi di storia, a quel po' di ricerca specifica e sulla storia della musica e sulla storia dell'iconografia degli strumenti musicali. E quando, ecco, più o meno proverò a parlarvi di questo, quando incominciamo un progetto che ancora oggi cerchiamo di portare avanti, Medievalia, condiviso con Domenico Cagliazza, è una cattedra ambulante di Medioevo, proviamo a raccontare un po' di Medioevo in modo, come dire, immediato, semplice e divulgazione, non è ricerca. Certo, poi si raccontano le ricerche sul territorio, è quello il volano, no? Cercare di appassionare, incuriosire, possibilmente divertendo, ma parlando di cose scientificamente affidabili. E allora, in più occasioni, come vedete, ne ho segnate le date,
coinvolgemmo il professore Cerno. È chiaro che lui si sentiva un po' strano perché eravamo una compagnia di scombinati tra il saltimbanco e, come dire, e la compagnia di giro. Io peraltro sono il più vecchio dell'associazione, quindi gli altri erano molto più giovani e sono molto più giovani. E quando gli chiesi la cortesia di intervenire, gli precisai che gli interventi dovessero essere rivolti ad un pubblico che non è quello usuale, degli specialisti, delle persone che parlano il linguaggio della ricerca storica o della ricerca architettonica o archeologica. Quindi era una sfida. Ecco, San Salvatore di Resina 2011, Casetta Vecchia 2013, in occasione delle celebrazioni per i 900 anni della diocesi di Caserta, Castelvene nel 2014, l'ultima Santa Rita dei Godi 2018, proprio un attimo prima di essere poi fermati dal 2019, non abbiamo avuto cambiare modalità. Sono state occasioni preziose per noi per imparare tante cose, preziose per il pubblico perché è difficile trovare persone che sappiano parlare la lingua quotidiana, però con i contenuti profondi della ricerca. Non sono state le uniche occasioni in cui Gigino è stato divulgatore, però in queste aveva la sfida di dover essere breve, cosa che oggettivamente per un ricercatore è sempre una fatica, perché gli interventi erano brevi, e di doversi piegare ad un tema che sì, concordavamo, ma io, come dire, un po' gli forzavo, perché queste sono giornate pomeriggi, a volte solo qualche ora, tematici, quindi se si parla, che ne so, di Medioevo dal punto di vista del cavaliere o del pellegrino, è su quello che dobbiamo tarare l'intervento, non su necessariamente tutto quello che si può raccontare su quello, ma possibilmente. Adesso provo a indegnamente a farvi vedere il perché di questa presentazione di oggi, perché con Antonietta Butillo qualche mesetto fa con Domenico Cajazza ci siamo posti un problema secondo noi cruciale, e cioè tra gli studiosi la figura e l'opera del professore Cerno è nota, è citatissimo in bibliografia, ma sono lavori che conoscono gli specialisti e che raggiungono spesso, purtroppo, un territorio molto limitato, non per difetto dell'autore o per mancanza di scientificità, ma proprio perché, vuoi per l'età, vuoi per la tipologia di studi, vuoi per l'età, intendo l'epoca in cui Gigino ha esplicato la maggior parte delle ricerche, anche se è stato attivissimo fino alla fine. Sono lavori che hanno una circolazione molto locale, troppo locale. Allora la sfida è stata quella di pensare di rendere questo patrimonio, perché è un patrimonio, accessibile a tutti. E allora, grazie ad Antonietta che ha digitalizzato la quasi totalità delle opere, abbiamo aperto un profilo su accademia.edu. Accademia è un motore di ricerca internazionale che ha però la tipologia, la filosofia dei social, cioè c'è la possibilità di interagire con chi pubblica dei contenuti, contenuti che possono essere i più disparati, da tradizionali articoli di ricerca agli interi volumi, e non so se, ecco lì c'è la traduzione, adesso la chiudiamo, c'è la possibilità di comunicare con gli autori attraverso la classica messaggistica tipica dei social. E quindi su questa pagina, che è già attiva da mesi, ma abbiamo atteso a presentarla oggi per, come dire, per farvene il regalo, troverete tutti i lavori di Gigino, tutti quelli che siamo riusciti a reperire, attenzione perché ne mancano ancora, però nel tempo, piano piano, speriamo di metterli tutti. Il lavoro che ho cercato di fare è quello di dotarli di un abstract, se riesco. Eccolo qui. Vabbè, c'è l'informazione di dove è tratto, da dove è stato pubblicato il contributo, e poi vedete con 10-12 frasi, una decina di righe, cercare di
evidenziare il mio sommesso parere, ripeto, non sono un tecnico, qual è l'elemento cruciale che quel lavoro ha portato nella comunità scientifica. Perché? Perché, ripeto, sono studi che interessano nella quasi totalità dei casi il nostro territorio, ma non è che il nostro medioevo sia non interessante ad altri territori. E da questo punto di vista, vi faccio vedere solo un caso ovviamente, proprio perché è un social, vabbè, l'articolo è accessibile liberamente, non c'è bisogno di fare registrazioni, si può consultare tranquillamente, soltanto se uno vuole scaricare il PDF è costretto a registrarsi, la registrazione corretta, vabbè, non trovo dove è indicato. La cosa cruciale è che è un motore di ricerca ragionato, cioè ci sono delle parole chiave che io chiaramente ho inserito in modo tale che chi è interessato a certi approfondimenti della ricerca della storia del Medioevo, della storia dell'arte del Medioevo, è facilitato a trovare questi contributi. L'altro lavoro che ho fatto, e questo è proprio, come dire, di 4 giorni fa, 5 giorni fa, ho aperto una pagina su Luigi Romanocello su Wikipedia. Wikipedia è l'enciclopedia libera del sapere. Io ho la sfortuna di insegnare a studenti che non sanno più che cosa sia un'enciclopedia tradizionale. Per loro l'enciclopedia è questa. E attenzione, ma c'è pure la Treccani, c'è pure l'enciclopedia dell'arte medievale della Treccani, c'è Federiciani. Ma loro non esiste, perché questo è il primo approdo che il web offre a chi cerca un motore di ricerca. E allora ho detto, ma perché no? Wikipedia è un'enciclopedia libera, chi scrive le voci non è detto che sia un tecnico necessariamente, e purtroppo per una questione altra, io ho curato un progetto del Museo Michelangelo su Wikipedia, proprio perché chiunque può scrivere e intervenire su queste pagine, sono oggetto di attenzioni particolari di un signore che sta intervenendo a segnalare anche le più piccole sviste inserendo questi banner, come se fossero cose scritte, come dire, senza senso o senza un minimo di cognizione di causa. Io non sono un medievista, però i lavori di chiunque non li metti. Quindi se partendo dalla biografia che mi ha dato Antonietto, ho provato a sintetizzarla e a scrivere i lavori mettendo tutti i collegamenti, è chiaro che con qualche senso ci avrò, però ecco, ha incominciato a fare, vedete, tutta una serie di osservazioni, sono mortificato, questo è successo 3 giorni fa, ha incominciato dalla pagina del Museo Michelangelo, poi è stata la Planetaria di Caserta, poi si è spostato su un'altra pagina, adesso ho chiesto ad un casertano, un altro casertano, uno dei fondatori di Wikipedia, è un casertano, Dario Battelli, tra l'altro uno storico, perché ha pubblicato 2 lavori fondamentali della storia di Caserta, siccome è anche ancora uno dei principali riferimenti internazionali di Wikipedia, ho detto, senti Dario, cerca di far capire a questa persona che non ho tempo da perdere. Quindi, se per cortesia fa delle osservazioni pertinenti, sono inutile che mi sta a segnalare ogni minima cosa, senza peraltro capire, perché poi il vantaggio di Wikipedia è che tu puoi capire chi è la persona che fa, quando, come, perché, vai a vedere questo cosa fa, e questo interviene su tutto lo scibile umano. Tutto, dall'astronomia al medioevo, alle lingue, all'economia, quindi è chiaro, una persona non c'ha nulla da fare, e infatti si vanta nel suo profilo di aver vinto una sorta di premio del tipo il cacciatore mascherato degli errori, cosa del genere, per 4 anni di fila. Io spero che Dario oggi ancora ci siamo sentiti, in breve risolva questa criticità, però la pagina comunque è visibile. Il Cavaliere nella campagna normanna, che cosa è evidenziato in questo lavoro? Sono sculture campane dell'età normanna con rappresentazioni del Cavaliere. Guardate che un lavoro, come dire, di 20 anni fa. E quindi anche tutta quella che, come dire, era coevo a quel lavoro che Chiara Fruboni, scomparsa 7 giorni fa, aveva iniziato sull'iconografia, quindi in pieno sincrono. E Virginia evidenziava che il contesto per esaminare quelle scene dove
potesse centrare tre aspetti, e cioè quello della caccia, quello della guerra e quello della simbologia che il cavaliere porta. E poi, una cosa preziosissima, attraverso la raffigurazione, indagare la struttura dell'armamento, le azioni attive e passive dell'armamento, l'abbigliamento, le armi, il tutto confrontando quelle strutture, di cui adesso vi mostro qualche esemplare, e la cultura figurativa coeva, parallela negli stessi centri, in particolare gli Exultet, quindi Montecassino, Benevento, Capua, e gli Avori celebri di Salerno, oggi al Museo Diocesano, provenienti dalla cattedrale. Le opere d'arte analizzate sono il portale di San Marcello Maggiore a Capua, l'archivolto dell'antico portale della cattedrale di Alife, un particolare con San Michele Arcangelo che è allo stipite sinistro della cattedrale, del portale maggiore della cattedrale di Capri di Solta, i capitelli del chiostro di Benevento, che sono la parte principale del lavoro, una celebre lastra ancora oggi molto molto discussa, e cioè quella della cattedrale di Aversa, ancora oggi nel diaconatorio, è un capitello di Montevergine. E allora, come se fossimo in una visita guidata, come se lui ci avesse portato a passeggio, per coloro che non conoscessero queste opere, con l'invito poi a leggersi il lavoro, perché adesso è online, quindi non lo troverete in cartaceo, ma lo troverete online. Ecco, portale della cattedrale di Calvi Risolta, purtroppo raramente è visibile perché c'è una cancellata, di solito si entra dal fianco laterale, e questo è San Michele abbigliato alla normanna che Luigi esamina. Portale di San Marcello Maggiore a Capua, la cancellata serve a proteggerlo, ma ne inibisce anche la visita, peraltro quella è una strada che normalmente è in parcheggio pubblico, quindi trovare lo spazio per vedere l'opera è incredibile. Il portale e questo sono pezzi pertinenti a, come dire, a epoche e a funzioni differenti, per esempio quella in orizzontale con l'iscrizione della lapide di Aubald, che fu il primo conte di Capua, quindi siamo nel VII secolo dopo Cristo, all'inizio della contea, mentre lo stipite destro che vedete è sicuramente uno stipite perché ha la verticalità giusta, è associato ad una cosa che non era anticamente uno stipite, perché è un architrave che è stato rovesciato per essere usato come stipite del portale, e qui c'è questa bellissima scena di combattimento, o forse addirittura di torneo, perché sembra più un'occasione festosa legata forse ad una caccia. Vedete due cavalieri abbigliati alla normanna che incrociano e addirittura spezzano le lance. La celebre lastra di Aversa, che ancora oggi fa discutere, che Gigino colloca senza dubbio, a suo sommesso parere, al termine dell'età longobarda, quindi accettando quella che è la datazione usuale, è una lastra particolarissima, un alto rilievo, in cui c'è questo cavaliere che con la spada sconfigge questo drago. Altro intervento, prima si ricordava il campanile di Telese, di cui farò vedere giusto un'immagine. Io ho trovato molto molto interessante ed esemplare la lettura che Gigino fa del campanile gotico del Duomo di Benevento, perché quella capacità di passare dal documento scritto al costruito leggibile, alle tracce di cultura materiale, in un saggio come questo è davvero portata ai massimi livelli. L'inquadramento è quello dopo la battaglia di Benevento, 1265, inizia il regno angioino. Gigino accetta e giustifica, motivando anche un documento che era noto, ma con maggiore forza, l'inizio dei lavori del 1280, esclude l'intervento delle maestranze fiorentine che comunque erano documentate in città, e come dire, motiva l'attribuzione che era già stata presentata, proposta in passato, del campanile a questo maestro Ricerius, che era poi l'artefice della ricostruzione in epoca angioina della cattedrale. Poi confronta le murazioni rispetto a quello che fanno alla Rocca dei Rettori circa 40 anni dopo, e poi individua con certezza, e qui mi pare che sia stato il primo a farlo, che il campanile attuale sostituisce il vecchio campanile. E questo proprio perché
l'archeologo guarda solo un aspetto, l'architetto ne guarda un altro, lo storico ne guarda un altro, e la capacità e la competenza di leggere tutti e tre i dati insieme non era appannaggio di tutti, né 20 anni fa né oggi. Questo è campanile, perché non lo ricordasse. Quello di Terese non vi ci soffermo, lo conoscete, ce l'avete sotto mano. D'altra parte credo che fosse una, come dire, quelle rare volte che ne ho parlato con lui, una delle principali sofferenze di Gigino, che quello spazio fosse quasi spartitraffico di auto e non luogo identitario della cultura del territorio. Lì dove c'era la cattedrale di una diocesi antichissima, e si è fatta un'aiuola per salvare le apparenze, quel po' di archeologia trovata non è visibile, e il campanile piange solitario una testimonianza ormai millenaria senza averne giustizia. Questo è uno dei lavori più straordinari, è uno dei primissimi, tra l'altro 1978, e ancora oggi credo che sia insuperato. E cioè, Gigino analizza un tipo di capitello che non è quello usuale della tradizione longobarda, anche se poi anche su quelli tornerà, ma è quello, ve lo faccio vedere subito, eccolo qui, è quello ad incavi geometrici. È un capitello proprio del nostro territorio, e qui è la lettura incredibile che lui fa, non tanto perché non si trova negli altri territori, ma perché lui attribuisce delle precise scelte tipologiche e, come dire, estetiche all'uso di questo capitello, che sembrerebbe un capitello arcaico perché è geometrizzante, perché non ha decorazioni fitomorfe o zoomorfe, non ci sono animali, bestie, non ci sono storie, non c'è dato figurativo, e quindi l'hanno sempre portato indietro nei secoli al primo momento della conquista longobarda, perché le popolazioni germaniche sono molto attente a questi dati di carattere decorativo ma non figurativo. E invece Gigino dice no, guardate, questo capitello coesiste e continua la sua vita nel corso dei secoli, perché era una sorta di cifra stilistica della gente longobarda romana. E guardate, questo è un dato importantissimo, perché l'identità longobarda, quella beneventana è fortissima, quella capuana è debolissima, nel senso che a parole tutti i cittadini di Capua se ne riempiono la bocca, ma nella sostanza gli studi sono fermi. Vi dico soltanto che alcuni di questi capitelli ed altri figurati erano sulla collina, quella di Triflisco per intenderci, quindi all'ultima stretta che tra il preappennino fa da sbarramento quasi al Volturno, prima dell'ingresso della Piana Campana, perché lì su quella collina c'era la Capua fondata dopo la distruzione dell'841 e prima della costruzione della Capua moderna attuale, 856. Quei capitelli furono rubati, quindi queste sono anche testimonianze preziosissime. E qui l'altro contributo incredibile, guardate sempre la cronologia, sono del 1978, quindi davvero una carriera lunghissima e costellata sin dall'inizio di pietre miliari. Ancora oggi nessuno mette in discussione l'interpretazione che sia nella rivoluzione della Chiesa, dal punto di vista dell'architettura, sia dal punto di vista della storia, Gigino propose in questo articolo. E cioè, tutti parlavano della fondazione di una principessa longobarda, e quindi si riferiva al documento notarile che raccontava la fondazione della Chiesa per volontà di questa principessa, a un orizzonte che è quello della prima metà del X secolo, 940-960. Gigino legge invece, Domenico mi aiuti a ricordare, che credo che sia Monaco, Michele Monaco, che parla della vita di Santo Stefano Minicillo, legge che Santo Stefano Minicillo era stato nella scuola che esisteva presso questa chiesa. E siccome la chiesa è citata ed è incontrovertibile che sia quella chiesa,
Gino dice: scusate, vi state datando questa chiesa al X secolo. Santo Stefano diventa vescovo di Teazzo ben prima. Se ha studiato lì, dobbiamo arretrare di altri 20, 30 anni, perché quello c'entrava da piccolo in una scuola, non certo c'entrava a 30 anni o a 20 anni. Quindi questa chiesa ha almeno 70 anni di più. E quindi la chiesa è inquadrata in un orizzonte temporale completamente diverso, che è quello immediatamente successivo alla fondazione della città. E ancora oggi questa posizione è quella accettata negli studi. Questo per dirvi quanto quella competenza strana di mettere occhio al monumento, alle pietre che parlano e far parlare i documenti fosse la cifra stilistica di ricerca particolare. La conoscete la chiesa? Vi posso portare in un viaggio lì oppure la conoscete? Ditemi, perché mi hanno portato le fotografie di Gino che hanno un contributo fondamentale. Chiesa di San Salvatore Maggiore a Corte, la titolazione è significativa perché una è a Salvatore, l'altra è a San Giovanni Battista, l'altra a San Michele Arcangelo, quindi i tre riferimenti puntuali di culto più importanti dell'età longobarda. A Corte perché? Perché secondo l'interpretazione di Isabella di Resta di quegli anni, ancora oggi confermata, le chiese affacciavano, guardavano, proteggevano e sorvegliavano anche militarmente l'area del Sacro Palazzo dei Principi Longobardi, che non era un palazzo fortificato ma era un palazzo aperto alla città in maniera bizantina. La facciata, non ho avuto il tempo di metterla in ordine, il campanile, che invece è più pietà normanna, il capitello che Luigi esamina con molta cura, anche perché tenete presente che questi sono capitelli abbastanza piccoli e in alto e non credo che il campanile fosse mai stato agibile. Questi invece sono i celebri capitelli del portico della chiesa, l'interno della chiesa in cui per la prima volta dalla vettura è una chiesa oggi a tre navate, ma Gino interpreta l'evoluzione della chiesa e suggerisce anche, vedete quelle colonne incassate nella parete, nelle pareti laterali, suggerisce una possibile, diciamo, una possibile evoluzione, non solo, ma dà la lettura degli affreschi in modo da far capire che quella muratura non può essere stata realizzata posteriormente, perché quelli sono affreschi perfettamente coerenti con quello che si faceva a Sant'Angelo in Formis, che si era fatto a Sant'Angelo in Formis 10-20 anni prima. Un salto veloce, vabbè, la lastra ne fa soltanto cenno. Ecco, questi sono i capitelli che vi dicevo incassati nelle colonne delle pareti che lui legge. Saltiamo a San Michele a Corte, perché ecco, questo è San Giovanni. San Giovanni è una chiesa strana perché oggi è una chiesa settecentesca, la parte longobarda è quella della chiesa inferiore, che è poco più di uno scantinato umido oggi, in cui sopravvivono pochissime tracce degli affreschi originari. E questo è il capitello bellissimo che è nel vano che serve per scendere dalla chiesa, diciamo, settecentesca superiore a quella inferiore. Un attimo, eccolo qui. San Michele, il contributo che dà Gino, io quando me lo disse non ci volevo credere, perché in gioventù, sempre in modo abusivo ma ufficiale, ho fatto finta di fare la guida Touring Club a Capua nel 1992. Ci spieghi che cosa non hai fatto nella tua vita? Da abusivo tutto, perché basta ronzare, la tecnica è ronzare. Quindi facendo male le cose tu ne riesci a fare tante e poi scappi prima che ti picchino. La lettura del capitello era interessante ed era stata fatta dal punto di vista stilistico, ma perdonatemi, anzi vi invito a smentirmi se qualcuno ricorda una cosa differente. Lui mi disse: Pietro, ma lo sai che i capitelli laterali non sono in pietra ma sono in stucco? E nessuno se ne è mai accorto. E disse: ma come è possibile? Dice: sì, e quando ti capita facci caso. Quindi è anche l'aspetto materico che alla maggior parte degli studiosi sfugge, perché si fermano alle fotografie, non vedono il pezzo, non vanno su. Eccolo qui, questo qui, questi qui sono laterali, questi qui laterali, questi invece in pietra del quello centrale. Vabbè, l'interno è bellissimo, è una delle chiese più straordinarie. Anche questa ha un ambiente sotterraneo, però in questo caso è proprio una cripta. Ritorniamo sul filo della,
frazione, un altro paio di cose e poi mi fermo. Se va. Okay. I capitelli, anche questi, della cripta di Sant'Agata dei Goti. Anche questo è un articolo datatissimo, però su Napoli Nobilissima, quindi la principale rivista ancora oggi per la storia e la storia dell'arte, capitelli che sono stati letti e riletti negli anni, li spostano di un poco, li avanzano di un poco, non ci si muove da lì, da quello che aveva detto all'epoca Gigino. Ora il lavoro di Gigino su Sant'Agata dei Goti era l'altra sua grande sofferenza. E quei cari signori, se c'è qualche santagatese non importa, quando celebrarono il millenario della chiesa di San Menna ebbero il garbo di non invitarlo. E guardate, quando nel 2018 siamo tornati lì, perché noi medievale lo facevamo nel castello, lui continuò a ripetere, dice, ma ti rendi conto? Mi rendo conto, ma tu che ti vuoi aspettare? Anche se il suo contributo su tutta Sant'Agata dei Goti è stato cruciale. Lo ricordo io, ma perché ho visto le foto, ho letto l'articolo. Quanti di voi hanno visto la chiesa di Sant'Angelo in Mucolani, se non ho avuto il tempo in questo giorno di trovare le fotografie? È quella chiesa che sta sul corso di Sant'Agata, entrati dalla piazza del Castello, che gira a sinistra la prima piazzetta, quella chiesetta che sembra settecentesca. Quella è una chiesa settecentesca, c'è anche l'affresco di Angelo Mosillo ancora sotto al soffitto. Ma all'interno dei pilastri, Gigino, durante i lavori post-terremoto, disse, scalpellate un attimo qui, e dentro i pilastri fece ritrovare i capitelli longobardi sulle colonne di spoglio, che oggi sono stati riportati alla luce. Ecco, fosse solo per questo, avrebbero dovuto avere il garbo di chiamarlo, perché ha restituito un monumento altrimenti sconosciuto, non solo agli studi, ma alla città. Vi faccio vedere i capitelli della cripta per chi non l'avesse visti da tanto tempo e ci salutiamo. L'aspetto attuale, sono foto di 3-4 mesi fa, ho fatto una passeggiata, la cripta meravigliosa che Gigino legge e poi legge, tra l'altro hanno spostato la Madonna, questa bellissima del 1408 al centro dell'abside, prima era una cappella laterale, per cui ecco vi faccio fare un piccolo tour anche intorno alla scultura, è raro vedere una scultura medievale da dietro, quindi secondo me una volta tanto hanno fatto un'operazione carina. E poi i capitelli che Gigino studia, data, sono capitelli a stampelle estremamente interessanti. Qui per esempio c'è uno dei capitelli bellissimo con la battaglia di due, con lo scontro tra due cavalieri, però ecco ci sono queste è la Medeva per esempio, ci sono dei mostri, ci sono delle sirene, anzi un sireno e una sirena, insomma c'è davvero dal punto di vista iconografico di tutto di più, il luogo è estremamente suggestivo e Gigino ha dato un contributo cruciale. Ultimo da Casertano, perché è un luogo inaccessibile ancora a noi, e Gigino è stato tra i pochi a scrivere, certo, per gli appassionati del Medioevo è un luogo imprescindibile, è la gemella casertana, quindi povera, di Sant'Angelo in Formis, dimensioni appena più corte di Sant'Angelo in Formis, ci manca una tappa praticamente, ciclo di affreschi probabilmente immediatamente successivo per quel poco che resta, Abbazia Benedettina, Giovanni Tescione, cui Gigino dedica un lavoro sulla chiesa di San Giovanni delle Nove Monache, aveva in parte studiato questa chiesa ma non in modo approfondito, e Gigino nel 2005 credo pubblica questo lavoro sulla chiesa di San Pietro da Monte, questa è l'abbazia all'esterno, ecco questo è l'interno, gli affreschi chiaramente sono quasi illeggibili rispetto a Sant'Angelo in Formis, però la chiesa ha una suggestione straordinaria. E allora per chi, ecco questo è il portico, le colonne sono andate via nel 700 perché Ferdinando IV di Borbone la ricevé come entrò nei beni della casa reale, quindi era un'abbazia di regia collazione questa, ci fu un lunghissimo processo, infatti ancora oggi è un bene dello Stato. Il campanile, bellissimo, è uno dei, guardate questo capitello, è straordinario. Ecco, l'articolo di Gigino su San Pietro da Monte è stato oggi la cosa più recente scritta, 2005-2004, non mi ricordo, cioè. E questa è una vergogna assoluta per la città.
città. Per chi la volesse visitare, così concludiamo anche con la pubblicità, in queste, siccome Caserta è una città senza identità e senza memoria, non posso ripetere ad alta voce quello che dice Domenico Gaiazza, dicendo che lo diceva la buon'anima del professor Guadagno, mentre perché è una cosa che dice lui che odia i casertani, per cercare di fare capace i miei concittadini, che Caserta non è la Reggia, ma abbiamo un patrimonio medievale straordinario, domenica 8 maggio, terza e ultima passeggiata medievale da Mezzano, che è una frazioncina di Caserta, però in modo sorprendente, delle cose medievali interessantissime, a San Pietro de Montes. Si parte alle 9, si termina intorno alle 12, alle 12 nella chiesa avrete anche un po' di intrattieni medievali, perché suoneremo qualche brano in abito antico, e come dire, prima di salutarci. Grazie a tutti. Le scuse della professoressa Antonella Broci, ordinaria di paleografia presso l'Università Federico II di Napoli, che a causa di un impedimento di natura personale dell'ultima ora non è riuscita ad essere con noi oggi per parlarci di l'edizione dei documenti di Santa Maria in Urtis e le ricerche di Luigi Ciro. Stante la prossimità dell'impedimento, non è riuscita nemmeno a lasciarci un ricordo scritto, che tuttavia si riserva di offrire a tutti noi alla prossima occasione. Ecco, diciamo che questo è un sito, l'obiettivo nostro era quello di rendere il più semplice possibile, o il più facile possibile da un punto di vista della fruizione. Quindi è molto, molto limitato, ma molto lineare. Al di là delle voci tradizionali che vi sono, in questa occasione abbiamo pensato di fare una cosa molto semplice, cioè creare delle pagine a coloro che hanno collaborato con l'associazione stessa. È ancora in itinere, quindi è ancora, diciamo, da costruire, però abbiamo realizzato una pagina su Luigi Ciro. L'unica cosa adesso, no? Perché riparta, ma comunque. Ecco. Diciamo l'obiettivo tra i collaboratori, puoi inserire tanti altri, io ho pronti altri collaboratori, e quindi con le relative fotografie. Però in questo momento noi stiamo facendo vedere solo Luigi Ciro. Quindi nel momento in cui noi andiamo a cliccare nelle regole, che qui sono previsti tutti i collaboratori, possibilmente, io vado a cliccare e trovo tre voci principali: la biografia, pubblicazioni e altre. Per quanto riguarda l'album foto, il problema è che le foto sono tutte disuguali, perché nella ricerca quindi non si può fare qualcosa di omogeneo, per cui ho scelto di farle visualizzare in formato ridotto, e poi io vado cliccando, li vado a leggere o li vado a vedere. Antonietta ha scritto tutta la didascalia, quindi la trovate sotto e potete leggere, ecco, potete vedere il professore Ciro nelle varie occasioni. Vedete, le foto sono tutte chi più grande e chi più piccola a seconda della risoluzione. Questo è qui. D'altronde chi è interessato può andare sul sito e li va a vedere. Ecco, poi mi è la biografia.
la storia o la vita di Luigi Ciro dal punto di vista professionale. Quindi successivamente posso ritornare o continuo. Io adesso, per farmi vedere, mi torno indietro. Abbiamo visto la biografia e le pubblicazioni. Per le pubblicazioni sono state divise in due sezioni: gli articoli e le monografie. La cosa interessante, adesso con il professore Di Lorenzo, qualcosa di simile abbiamo pensato con voi, con l'assenso della famiglia, sono state rese disponibili molti degli articoli, adesso quelli che noi abbiamo avuto a disposizione, gli altri vedremo successivamente. E dove trovate il blu vuol dire che c'è un link. Allora, per esempio, facciamo uno qualsiasi, viaggiatore e turisti, si apre un'altra scheda. Chiaramente il tempo di scarica per scaricare dipende sia dalla velocità della connessione e anche dai server che stanno scaricando. In questo caso abbiamo Gmail, la Drive, e abbiamo, diciamo, proprio tutto l'articolo. Quest'articolo Cielo del 1976 mi contattò per vedere e fotografare il fonte battesimale della parrocchiale di San Martino di Solovaca. Venne da me accompagnato dai figli Agostino e Vittoriano, allora piccolini, e si intrattenne a lungo a casa. Mi parlò degli studi che aveva in corso e di Don Alfredo Romano, suo insegnante di liceo, che ricordava con affetto, ammirazione e gratitudine. Quando gli dissi che si trovava proprio nella casa del suo ex professore, che altri non era che il zio di mia moglie, si commosse. L'anno successivo andammo insieme dal professore Dante Marrocco a Piedimonte Matese per la presentazione dell'annuario dell'Associazione Storica del Medio Volturno, dove lui aveva pubblicato la Tenestis Nova ed io il primo studio su Decio Frascatore, un ignorato pittore del Settecento. Insieme andammo pure a Benevento per salutare il professore Alfredo Zazzo e ritirare delle copie di Sandro, vista a cui collaboravamo entrambi, e degli estratti del suo articolo Il campanile della cattedrale di Telesimo. Dagli anni 70, dunque, non ci perdemmo più di vista. Ci incontravamo spesso agli eventi culturali, a casa mia o a casa sua, dove lo trovavo sempre intento a scrivere. Ebbi modo così di apprezzare la sua non comune cultura, la rara onestà intellettuale, il rigore scientifico dello studioso, di cui ho la fortuna di avere gran parte dei suoi saggi con dedica. Spetta ad altri, più competenti di me, parlare dei suoi studi. Dirò solo che gli dobbiamo essere grati, soprattutto per le ricerche fatte sulle fonti storiche e sul campo dei singoli paesi della Valle Teresina. Ricerche che consentono di andare molto indietro nei secoli, frutto di un lavoro meticoloso, certosino. Un giorno, parlando con l'archeologo Carlo Franciosi, che spesso veniva a Solovaca, mi disse che l'unico storico dell'arte che sapeva interpretare le fonti antiche in maniera corretta era proprio il professore Ciro. E questo, detto da uno come Franciosi, è tutto dire. La nostra amicizia è durata sino alla morte. Durante il periodo del Covid non passava settimana che non ci sentissimo. Negli ultimi momenti della sua vita, tempestavo di telefonato al tenente Codillo per avere sue notizie. Caro Gincino, noi tutti dell'Associazione Storica della Valle Teresina, che hai fortemente voluta e sostenuta, non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre nei nostri cuori. La vasta mole dei tuoi studi sarà un punto di riferimento per noi e per tutti gli studiosi che verranno qui. Grazie Gincino per tutto quello che hai fatto, soprattutto per questo lembo di terra che è la nostra Valle Teresina, e grazie per la tua sincera e leale amicizia che mi hai sempre dimostrato. Grazie. Ricerche e leggere i suoi contributi che vertevano su
materie per me lontane, perché io sono una studiosa di greco, di latino, di filologia classica, mi ha, come avrebbe detto davanti a Livieri, squadernato un mondo che è appunto quello del Medioevo, e soprattutto mi ha fatto conoscere cose che non sapevo del mio territorio, quelle radici medievali che noi abbiamo, che spesso ignoriamo. Quindi ci sono debitrice su un duplice piano, sul piano umano per quella humilitas che solamente i grandi hanno, e sul piano dello studio, perché lui è stato ribadito più volte oggi stamattina e anche poc'anzi, ma ci tengo a sottolinearlo, era veramente uno dei pochi che riusciva a portare avanti la sua ricerca mettendo insieme l'esegesi monografica, storica e anche delle fonti letterarie, non in maniera combinatoria come spesso molti studiosi fanno, ma con quell'intelligenza che veramente pochi studiosi hanno. Per cui i suoi contributi, tanto difficili da comprendere ad una prima lettura, ti insegnano però tanto, perché ti insegnano in primo luogo che si può essere uno studioso, ricercatore, non può essere superficiale, ma devi essere intelligente in senso etimologico, cioè andare a leggere intus, in profondità. Lui questo lo sapeva fare e lo ha insegnato direttamente e indirettamente, e quindi io sono qui semplicemente per sottolineare la mia gratitudine nei suoi confronti, nell'aver creduto in me e nell'avermi insegnato tantissimo. Questo è il mio contributo. E come diceva Pindaro nell'Olimpica prima, a cosa serve agitarsi tanto nella propria esistenza se non si lascia un segno di sé? E in questo Luigi Cero, il professore Cero, è stato magistralmente un insegnante, perché ha lasciato un segno che io credo sia indelebile, non solamente in me, ma in tutti voi presenti, anche in coloro che sono presenti, diciamo, in spirito, ecco così, non sono magari potuto intervenire. Quindi un insegnante a tutto tondo e in senso etimologico, ci ha lasciato qualcosa, e questo qualcosa non svanirà, almeno non per me. Ecco. Grazie. Io ho perso papà poco prima di laurearmi e quindi, diciamo, ho perso un riferimento che nella redazione del mio lavoro di tesi di laurea sarebbe stato imprescindibile. Così un pomeriggio, preso da un dubbio su una nota, chiamo il 970910, me lo ricordo ancora, chiamo il professore Cielo e chiedo al professore Cielo un suggerimento su una nota. Ebbene, da quel pomeriggio, per 2 mesi, tutte le mattine alle 8:30, la mia sveglia è stata il professore Cielo, che veniva a casa, mi svegliava e si metteva accanto a me a sotto i lavori di redazione della tesi di laurea, dandomi un apporto umano, prima ancora che intellettuale, che è difficilissimo tradurre in parole. Quindi mi si sta rompendo la voce, non voglio fare come la versione. Ho voluto approfittare del momento per tradire la promessa che mi ero fatto di non rendere pubblico questo ricordo, ma mi fa piacere tanto. Che la giornata proseguirà con un concerto del gruppo musicale Ave Grazia Plena. Prima di chiudere voglio concludere questa giornata con un messaggio da consegnare ai suoi allievi e, primi tra tutti, ai suoi nipoti. I grandi professori, e ne abbiamo avuto una testimonianza in questo preciso momento con il contributo della professoressa Battaglino, i grandi professori e i grandi autori, qual è stato il professore Cielo, hanno allievi in ogni dove e alcuni può capitare di non conoscerli. Ebbene, io ai suoi allievi, e primi tra tutti ai suoi nipoti, voglio consegnare oggi questo messaggio in chiusura di questa bellissima giornata. Voglio augurare di riuscire a loro di brillare come ha fatto lui, ed anzi, certo di intercettare il più intimo sentire del professore Cielo,
voglio augurare a loro di riuscire a brillare come ha fatto lui ed anche di più. Grazie a tutti.